Ora la cosa è fatta. Il congedo corretto. La vita è però. Date di essere testimoni di questo matrimonio a sorpresa. Analizza, potrei pagare io quel debito che hai di 25 lire con Donna Poggio. Ma certamente, Lorenzo, grazie. Sai bene che di noi due ti puoi fidare certamente. E poi ci sarà davvero da divertirsi stavolta. Non credi, Veronica? Proprio così, finalmente qualcosa fuori dal comune. Cazzo di troppo andrà quotidiano. E pure Zacca, le soldi, fanno una lista alle cifre. Con i soldi in mano si apriranno tutte le porte, anche quella di Donna Bondio. E allora ascoltatemi. Subito dopo, a casa di Donna Bondio, Perpetua sente bussare ed entra nello studio ad annunciare la visita delle due ragazze. Donna Bondio, abbiate pazienza, c'è di là la figlia di comare Cecchina che è venuta a saldare quel debituccio. La faccio passare? A quest'ora? Benedetta ragazza! Cosa vuole? Si giubili mo, non sapevo nemmeno. Non hanno visto. Con lei c'è pure la figlia, che è di tutta a Donna Bondio, se non se li piglia al volo sti soldi, si sta quando se ne parla. Hai ragione. Fai entrare le ragazze, ma assicurati che siano proprio loro. Mi raccomando, per te. Buonasera, Agnese. Buonasera, Perpetua. Entrate voi, che vengo anch'io. Buonasera, Agnese. Da dove vieni a quest'ora? Vengo da Cretina. Mi pensate, mi sono fermata proprio per voi. Oh, perché? Perché è una pettegola che non si fa mai a fare i suoi. Si ostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppo Poggiato, Beppo Francesco Veloci, perché non vi hanno voluta e si sono maritati a Trettina. Oh, io la giudico che siete stati voi che non avete voluto, ma niente, non c'è stato visto che fa cangiare. Ma che bugiarda, la bugiardona, ma che malarino! Calma, Perpetua, calma. Carmeade. Chi era costui? Doveva essere uno studioso, un letterato. Deo gratias. Buonasera, signor curato. Vi assicuro che è tardi. Sicuro che è tardi? Ma non lo sa che sono ammalato. Sono venuta a restituire il debito della mia mamma e a scusarmi. Porti pazienza, signor curato, ma metta per favore nello sbianco alla mia amica. Non ti sa mai. Anche questo? Ma roba da matti. Come si è diventati sospettosi. Signor curato, in presenza di testimoni, questa è mia moglie. E questo... Aiuto! Aiuto! Dovete abbandonare il paese. Padre, dove andremo?
Dio provvederà per il vostro meglio. Io vi suggerirò di trovarvi un luogo tranquillo. Se la provvidenza di Dio ci aiuterà, vi troverò un rifugio. Ho bisogno di riflettere. Lasciatemi pensare. Pronto, via tu. Avrei bisogno di sistemare una coppia per una quindicina di giorni. Hai qualcosa di disponibile? A Cuneo? No, a Cuneo cosa vanno a fare? Non hai qualcosa a Monza? Una singola compagna, ad esempio. Non avete singole? E non vuoi chiedere al convento? Il convento non affitta niente quest'anno? Sì, al convento. Allora mi fissi due singole compagno a partire da questa sera. Va bene, ti ringrazio. Ciao ciao. Figlioli, abbiamo trovato fuori Monza un luogo sicuro per voi. La superiore del convento vi accoglierà a braccia aperte. Andate in quel convento. Rachel e Lucia si misero in cammino. Addio. Monti sorgenti dalle acque ed elevati al cielo. Cime ineguali. Note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente. Non meno dell'aspetto dei suoi familiari. Torrenti. Dei quali distingue lo scroscio con il suono delle voci domestiche. Ville sparse biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Addio. Dopo ore e ore di viaggio, giunse la notizia che al convento non c'era posto e sebbene a malincuore, Renzo fu costretto ad abbandonare Lucia. Ella sarebbe stata ospitata a Monza, nel convento della signora, mentre Renzo sarebbe dovuto andare a Milano.
fare e nessuno mi può dare ordine. Ne vedremo una giustizia. E poi, cosa sto facendo di strano? Mi sto truccando un po'. Dai, dai, ti tocca a me. Grazia divina, questa è impazzita. E se improvvisamente arriva la madre superiora, non temi la sua collera, la cella di isolamento, il freddo purifica la pelle e fa rimanere giovane. Gloria al Padre, e al Figlio, e Spirito Santo. E basta queste preghiere, pregare, pregare, pregare. Ma datemi una mossa! Riposatevi un po', cambiate musica, cambiate ritmo, addolcitevi. Ma che ti prende? Basta un poco di zucchero e rapidola va giù, rapidola va giù, rapidola va giù. Basta un poco di zucchero e rapidola va giù. Vergine Santissima, e se mi vedesse la madre superiora? È fuori città e non vincerò anche domani. Dai, facciamo Baldoria. Cosa c'è di male? Siamo giovani e a tutte le ragazze piace divertirsi. Sì, è vero, anche a noi piace dare il sano divertimento, ma la madre superiora dice sempre che il nostro ordine ci impone semplicità e umiltà. Certo che da quando si è giunto al suo convento si è tutto rivoluzionato, si è proprio una rivoluzionaria, una ribelle. Tu non sei certo fatta per la vita monacale, sei ricca, sei bella, ma come mai sei rinchiusa qui dentro? È una lunga storia. Fin dalla nascita mi hanno destinata a diventare suora. Come ti hanno destinata? Spiegati meglio, per diventare suora occorre vocazione. Per me è stato diverso. Sono l'ultima figlia di un principe milanese che per lasciare le sue ricchezze al primogenito ha destinato tutti gli altri cadetti in convento. Sia maschi che femmine. Cadetti, cosa vuol dire? Tutti gli altri figli, dal secondo genito a lui. Veramente, poverina, e tu hai accettato di diventare suora anche senza avere vocazione? Io non ho potuto decidere. Pensa, fin da piccola i miei giocattoli erano bambole vestite da suora e tutti i miei bambini e tutti i miei familiari mi ripetevano sempre: che bella suora, che brava suora. E fatta mio padre. E quando mio padre mi vedeva ridere e scherzare, mi riproverava di tutto. Ehi, ehi, non è così che si comporta una suora come te. Veramente. E a quando sei entrata in convento? Già a 6 anni mi portavo in convento per ricevere un'educazione adatta alla mia classe sociale. O almeno così mi disse. Al momento di prendere i voti, non ho avuto il coraggio di ribellarmi alla volontà di mio padre. E ora, eccolo qua. Sono come mi chiamano tutti, la mamma. No, io sono la monaca di Ponza. È vero, lei è la monaca di Ponza. Sì, lo so che è una battuta banale, ma purtroppo vengo da lì. Sono nativa di Ponza, proprio dell'isola, e lei è la gran signora. Accostatemi, sono io quello che ho portato. Sono la monaca di Ponza. Noi siamo qui per aiuto, manda a bracchi il soforo. C'è un uomo da bene, molto da bene, che insidia la mia regia. È un uomo ideale e prepotente. Tacete voi, le madri parlano troppo. Parlate voi, Lucia, raccontatemi ogni cosa. Reverendissima madre, signore illustrissimo, ma il soforo mi inviato da voi per ottenere asilo e protezione. Raccontatemi più particolarmente il vostro caso.
perché io posso fare qualcosa per voi. Sì, come vi ha scritto il buon fra Cristoforo, io fui costretta a fuggire dal mio paese, perché perseguitata dalle angherie di un signore severo e potente, Don Rodrigo. Avete fatto bene a rifugiarvi qui. Sarete affidate alla cura di Suor Marcella. Lei si occuperà di voi. Vieni, cara figliola, ti mostrerò la tua stanza, così potrai riposare. Certo. Ma chi è quella giovane? Una novizia oppure un'amica della signora? E una che vuole farsi suora? Che state costretti a portarsi qui nel convento? Sorelle carissime, ascoltatemi. È giunta in convento una pecorella smarrita, Lucia Mondella. Accogliamola come una sorella. Bene, oggi ci ritroveremo qui alle 16 per il sacro vespro. Alle 16.30 ci sarà una funerale in bellino. Alle 17 la vista ai frati del convento. Alle 17.30 vedremo sul canale diocesano il cardinale Borromeo in una delle sue più riuscite imitazioni. Bene, ora ricreazione!
Rodrigo, falliti tentativi di trovare Lucia, si risolvette di ricercare il soccorso di un terribile uomo. Un tale innominato, appaltatore di delitti, conosciuto come il tiranno più temuto del luogo. Si arrischiò, dunque, di recarsi al suo castello, dove nessuno arriva a metter piede. Si raccontavano, infatti, storie tragiche degli ultimi che avevano tentato di introdursi nel castello. Il mio padrone Don Rodrigo deciderà di parlare con il suo padrone. Accomodatevi, vi accompagno dal mio signore di nome. Ciao, signorinato. Vi ricordate di me? Sono Don Rodrigo, duca dei Mendozi di Castiglia. Mi promettesse che se un giorno avesse avuto bisogno, avrei potuto contare su di voi. Vengo per un aiuto. Sono impegnato sulla parola e alla parola non ho E c'è? Cosa succede? Vi siete cacciati in qualche guaio? Parlate. C'è una donna che mi piace, una tale Lucia Mondello. Ma c'è un frate che vorrebbe succedere a me. Io la voglio e lei mi aspetta. E trova a me. Nessun prete e nessun frate potrebbe aspettare. E dove si trova adesso? Si trova in un luogo sicuro, a Monza, nel convento della Signora. Per me è un luogo distante e come ben sapete non è il caso di passare in convento. Voi siete lo so che voi siete in potere di fare qualunque cosa. Io posso tutto quello che voglio e voglio tutto quello che posso. So come e quando, so cosa fare, ma questo impegno sa da parlare. Su internet c'è il catalogo delle minacce, una varietà infinita. Un attimo che mi collego. www.nominato.catalogo. Ecco, date uno sguardo. C'è una vasta scelta di tutti i prezzi. Dipende da quello che volete spendere. Un rapimento costa 1.000.000 di euro. Questi sono prezzi scontati, per un amico, prezzi da grossista. Se volete la fattura, poi ci arriva il 20% da aggiungere a questa cosa. E quindi altri 200.000 euro. Io sono molto confuso, non so cosa scegliere. Ha visto qualcosa sulle slide che le interessa? Preferisco l'offerta a 3 crimini a prezzo di uno. Rapire Lucia, comprare la complicità della monaca di Monza e quella dello scellerato Egidio che ci aprirà tutte le porte. Buon per voi, buon per voi, fortuna di quelli a cui può sapere. Non abbiate paura.
aiutatemi. Mi siete donne, il nome di Maria Vergine. Abbiamo visto. Prego, il buon Dio. Non c'è nessuno al mondo più sfortunata di me. Se ci fosse qui la mia mamma, almeno lei, saprebbe trovare una soluzione. Se almeno potessi parlare con mia madre. Prego, la mia santina. E vedrà che mi considerà. Vergine Santissima, voi che fate tanti miracoli, io vi scongiuro, fatemi uscire salva da questo pericolo. Io vi faccio promessa di rinunziare per sempre a Renzo e ad altri. Vi prego, iniziate con un pentimento. Vergine Santissima, vi prego, aiutatemi. Venite ora, mi passate un po', sarete stanco. Ebbene, tutto a posto? Tutto a puntino. La bisa a tempo, la donna a tempo. Nessuno sul luogo, un solo urlo, nessun compasso. Il cocchiere pronto, i cavalli bravi, nessun incontro, ma che? Ma dico il vero, avrei avuto più piacere che l'ordine ti fosse dare una schioppettata nella schiena senza venirla a parlare, senza vedermi un viso. Cosa? Cosa vuoi dire? Voglio dire che mi ha fatto una compassione. Compassione? Che sai tu di compassione? Cos'è la compassione? Non l'ho mai capito così bene come questa volta. È una storia la compassione. È un poco come la paura. Se uno lascia prendere il possesso, non è più un uomo. Un qualche demonio accostato a casa sua o un qualche angelo che la protegge. Compassione al nibbio. Domattina di buon'ora fuori di qui costei al suo destino. E non se ne parli più, quell'animale di Don Rodrigo non mi venga a rompere la testa con ringraziamenti. E non voglio più sentir parlare di costei, ma intanto voglio vederla. Fatemi portare la ragazza. Sono qui, m'ammazzi. Io non voglio farvi del male. E perché allora mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa vi ho fatto io? M'hanno forse maltrattata? Parlate. Oh, maltrattata? M'hanno presa a tradimento. Per forza! Perché? Perché m'hanno presa? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura. Cosa le ho fatto? In nome di Dio. Dio, Dio, sempre Dio. Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, hanno sempre questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola di farmi? Oh, Signore, pretendere. Cosa posso pretendere io, meschina, se non che lei mi usi misericordia? Mi lasci andare. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Domattina si verrà, via. Intanto fatevi coraggio. Falle coraggio, dalle da mangiare. Tienila allegra e che non abbia a lamentarsi di te. Oh, povera me. Ti prego, ora. Dove sono? Ditemi, per carità. Chi è quel signore? Quello che mi ha parlato? Chi è? Chi è? Volete che ve lo dica? Che vi protegge? Avete messo su superbia? Domandatelo a lui. Se vi accontentassi anche in questo. Non mi toccherete di quelle buone parole che avete sentito voi. Via! Calmatevi ora. Non domandatemi di quelle cose che non posso dire. Avete notato come era turbato delle vostre parole? E sembra addirittura di vedere una lacrima di sole. Donna, davvero dite questo? Sì. Sì.
quella notte non poté dormire. Le parole di Lucia l'avevano scosso profondamente nell'animo. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Decise allora che l'indomani si sarebbe recato dal Sua Santità, il Cardinale Borromeo, per chiedere perdono dei suoi misfatti. Quanta gioia mi dà. Pregherò perché di questo che hai bisogno. Pregherò perché tu possa volgere le tue energie al bene. Pregherò perché tu possa ritrovare la pace. Pregherò per te. Dio, Dio, dov'è questo Dio? Voi me lo domandate. Voi? E chi più di voi c'era vicino? Non ve lo sentite il cuore che vi agita? Nello stesso tempo non vi lascia stare. Che non vi lascia stare. Nello stesso tempo vi attira. Ma non capite che lui già dentro di voi? Chiedo perdono a voi, chiedo perdono a chi feci del male, a chi soffrì per me. Solo ora so chi sono ed ho paura di me stesso, solo ora mi riconosco. Povero me, quanto male ho fatto. Ringrazio il Signore per aver fatto ritornare all'ordine la mia pecorella smarrita. Mia pecorella smarrita, or che avete vicino il Signore, dovete darvi alle pratiche pie. Eminenza, io non ho più dimestichezza come era il sole. Avrete bisogno di studiarlo. Eminenza, io veramente neanche i comandamenti. A questo rimediamo subito. Ripasseremo insieme quelli che vi riguardano da vicino. Non bestemmiare, non rubare, non ammazzare. Ricorda di santificare le feste. Vivi secondo queste sante regole e rinascerai a vita nuova. Eminenza. Andate figliolo, non peccate più.